bentrovati cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con l'edizione delle 12.30 del nostro telegiornale regionale. Tragedia questa mattina intorno alle 8.30 nel Gemonese. Una donna di circa 30 anni di età del posto in stato di gravidanza si trova in auto quando ha accusato dolori da doglie. Ha chiamato il 112, la centrale SOREs di Palmanova ha inviato un'ambulanza immediatamente. Purtroppo per la bambina che aveva in grembo non c'è stato nulla da fare, morta a seguito di complicanze di un parto avvenuto in forma prematura. Stava male da tempo, la notizia purtroppo non è giunta in attesa ai familiari e agli amici. Questa mattina Piero Pilotta, cronista e volto storico per molti anni della sede regionale udinese della RAI regionale. Villotta, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 73 anni, entrò in RAI nell'87, dapprima lavorando all'interno della redazione di Trieste, poi dal 95 fino alla pensione, passando alla sede di Viale Palmanova a Udine. Oltre al giornalismo, Piero Villotta coltivava anche la passione del vino, tanto che dalla quiescenza in poi si era dedicato alla promozione delle etichette regionali grazie al Ducato dei Vini Friulani. Per anni ricoprì anche la carica di vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo, ma in particolar modo quella di presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, funzione che ricoprì per un decennio prima di passare il testimone al suo amico e collega Cristiano Degano, che lo ricorda così. Sentiamo. Conoscevamo da 40 anni praticamente, siamo arrivati tutti e due a metà degli anni 80 alla RAI del Friuli Venezia Giulia, quindi siamo stati colleghi, siamo stati anche insieme per alcuni anni nel comitato di redazione della RAI del Friuli Venezia Giulia, quindi è stata una lunga amicizia, una lunga collaborazione e poi appunto, come ricordavate voi, nel 2013 gli sono subentrato alla guida dell'ordine regionale e lui è stato candidato appunto al Consiglio nazionale e da 7 anni faceva parte appunto del massimo organismo nazionale dell'ordine dei giornalisti. Ha condotto appunto per ben 12 anni l'ordine, ha lasciato quindi un'impronta molto forte, molto importante, non solo all'ordine dei giornalisti, ma diciamo complessivamente nel giornalismo friulano e nel giornalismo del Friuli Venezia Giulia, quindi lascia veramente un vuoto importante, incolmabile nella nostra categoria, ma direi complessivamente nel mondo, nella società friulana della nostra regione. Senta, avete visto, siete stati anche protagonisti, avete visto cambiare l'informazione regionale? E certo, abbiamo appunto vissuto insieme gli anni, questi 40 anni che hanno visto profonde trasformazioni dell'informazione, del giornalismo, nel modo di comunicare, nel modo di informarsi. Sono ovviamente questioni, vicende poi che negli ultimi anni hanno interessato l'ordine e quindi abbiamo lavorato insieme, io come presidente dell'ordine, quindi nella consulta dei presidenti, lui appunto all'interno del Consiglio nazionale, dove non ha mai fatto mancare il suo apporto di esperienza e di grande professionalità. L'ultima volta ci siamo visti proprio quest'estate, durante i lavori di un Consiglio nazionale, e poi era il penultimo prima delle elezioni che si terranno adesso a novembre, poi dovevamo rivederci ancora a fine luglio, invece è stato male, quindi all'ultimo momento ho dovuto disdire l'impegno. Sapevamo appunto che le sue condizioni erano piuttosto precarie, quindi diciamo che purtroppo questa notizia non giunge in attesa, però certo non si è mai preparati fino in fondo al distacco definitivo, tanto più ad una persona così importante, ripeto, nella storia del giornalismo degli ultimi 40 anni. Dopo i due arresti dello scorso fine settimana, un altro passero di clandestini è finito in manette nelle ultime ore dopo un inseguimento concluso sia a Monfalcone. Ad arrestare un 39enne ucraino sono stati gli uomini della Polizia di Stato di Trieste. L'uomo aveva forzato un posto di controllo presso l'area di servizio di Duino Nord. Sulla A4, alla vista degli operatori, l'uomo aveva invertito il senso di marcia percorrendo contromano uno svincolo per poi riprendere l'autostrada in direzione Venezia.
La Slovenia ha inserito l'Italia nella lista arancione dei paesi a rischio. Non c'è obbligo di tampone, resta però un paese attenzionato. Una decisione che lascia perplesso il presidente della regione, Fedriga. Cresce il Friuli Venezia Giulia e lo fa facendo sistema e facendo rete. Oltretutto con un progetto di grande innovazione che penso sia la sfida del domani, cioè la capacità di utilizzare i dati che abbiamo a disposizione per fare predizione. Questo vuol dire anche avere uno strumento per le amministrazioni pubbliche che possono far capire quali sono le necessità del domani e quindi fare una programmazione. Penso nei diversi settori, da quello sanitario a quello delle infrastrutture, all'istruzione, ma a tutti, ribadisco, le competenze della regione in grado di poter guardare un po' più avanti del domani. Venendo all'attualità, insomma, alla cronaca, oggi la Slovenia, ringrazio anche il collega per il suggerimento, ha spostato l'Italia nei paesi arancioni. Non c'è ancora l'obbligo di tampone, però iniziamo a essere un paese attenzionato. Sì, beh, mi auguro che non ci sarà mai, perché se attenzioniamo l'Italia, dopo che l'OMS ha parlato di un paese virtuoso e in particolar modo il Friuli Venezia Giulia, che penso abbia tenuto molto meglio di molti territori italiani, dovrebbero mettere zona rossa a tutto il resto del mondo. Ecco, mi sembra quindi che rischi di tampone, mi auguro, non ce ne siano. Un contagio a Covid-19 emerso tra gli studenti della scuola primaria di Fiumicello. A riferirlo è stata su Facebook il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin. Ho appreso dalla dirigente scolastica di un caso di positività tra gli allievi, ha affermato la prima cittadina. Sono già state avvisate le famiglie dei compagni di classe che dovranno rimanere a casa in attesa di essere contattati dall'azienda sanitaria per il tampone. Dopo un sopralluogo avvenuto sabato sera con i medici del Dipartimento di Prevenzione, ieri i locali sono stati sanificati per permettere la ripresa in sicurezza delle lezioni per tutte le altre classi. E quest'anno potrebbero non esserci abbastanza dosi di vaccino anti-influenzale, abbiamo cambiato argomento, per coprire la domanda. Lo sostiene la Fondazione Gimbe. In Friuli Venezia Giulia, situazione migliore che nel resto d'Italia. Il Ministero della Salute lo raccomanda per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni. Ma per 2 persone su 3 in Italia il vaccino anti-influenzale non sarà disponibile in farmacia. A sostenerlo la Fondazione Gimbe, dalla cui analisi emergerebbe come la maggior parte delle regioni non disponga di scorte adeguate a soddisfare la domanda. Alcune non riuscirebbero a garantire il 75% di copertura alle categorie a rischio. Il Friuli Venezia Giulia, secondo i dati di Gimbe, è una delle 12 regioni che supera tale copertura, aggiudicandosi 346.600 dosi. La vaccinazione antinfluenzale, afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, quest'anno ha un obiettivo strategico di salute pubblica: ridurre il numero di persone sintomatiche che rischiano di sovraccaricare i servizi sanitari territoriali e il pronto soccorso. Questo obiettivo, tuttavia, richiede una copertura vaccinale molto ampia anche nelle fasce non a rischio, che di fatto, prosegue Cartabellotta, includono la maggior parte dei lavoratori ai quali è affidata la ripresa economica del paese. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha rassicurato che oltre 17 milioni di dosi acquistate dalle regioni rispondono ampiamente al fabbisogno. L'anno scorso ne sono state distribuite 12 milioni e mezzo. Al momento le regioni hanno ceduto alle farmacie l'1,5% delle dosi acquistate, circa 250.000, prevedendo di ampliare tale dotazione se dovessero rendersi disponibili altre dosi. Federfarma ha annunciato poi che nelle farmacie arriveranno dall'estero oltre 1 milione di dosi. Se questo aumento delle scorte, spiega Cartabellotta, permetterà di estendere le coperture vaccinali nelle categorie a rischio, è molto difficile stimare l'incremento di domanda della popolazione generale, maggiormente sensibilizzata alla vaccinazione anche dai datori di lavoro, preoccupati che lo sviluppo di sintomi influenzali da parte dei loro dipendenti possa paralizzare le attività produttive. In Friuli Venezia Giulia la disponibilità di dosi residue per la popolazione non a rischio è pari a 5.218, sempre secondo la Fondazione Gimbe. Inizia con una sconfitta al campionato dell'Udinese. A Verona decide Favilli. Sentiamo l'analisi di Gotti a fine partita. Mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la personalità dell'Udinese, che ha preso le misure dopo i primi minuti alla partita, al campionato, a questo Verona, e che secondo me ha cercato di giocare con personalità. Non mi piace ovviamente il risultato finale, frutto del gol che fa il Verona e di quelli che noi sbagliamo. Non è solo che ne abbiamo costruite di più, che quello è relativo, ma clamorose, abbiamo lasciato in campo delle occasioni che
che in Serie A, insomma, non si possono lasciare, se non fai gol, quando hai questo tipo di occasioni diventa tutto difficile. Si aspetta interventi sul mercato ancora? Io credo che qualcosa anche ci sarà, mi auguro in entrata e non in uscita, e staremo a vedere. Poi l'Udinese è una società che si muove, come di consueto, con grande oculatezza. C'è qualche giorno ancora, lei sa bene che noi allenatori lavoriamo a denti stretti con il mercato aperto, con le partite di campionato, con il mercato aperto. Non è molto piacevole avere le porte dello spogliatoio aperte. Staremo a vedere quello che succede. Intanto abbiamo due partite a stretto giro, una mercoledì e una sabato, e occupiamoci di quelle. Grazie. Molto bene, termina qui anche l'edizione delle 12.30. Noi adesso con la regia di Campigotto andiamo in sigla, c'è la pubblicità e poi ci ritroviamo qui puntuali con A voi la linea tra poco.